Wow, che bello essere tornati qua per l'idiozia della settimana. Esatto, ci siamo fatti attendere, sì, ma ne è valsa la pena. È autunno, cadono le foglie, ma invece la qualità dell'idiozia si innalza verso il cielo. Sì. Cominciamo con una notizia bellissima. Quanto abbiamo viaggiato io e te, Fabio? Tanto. Abbiamo girato tanti aeroporti, purtroppo non quello di Lisbona. Esatto, c'è il momento più palloso e noioso sicuramente di un viaggio, che è quello dell'attesa dei bagagli, che può essere a volte estenuante se... specialmente se frequentate l'aeroporto di Roma, ma a Lisbona hanno trovato essere... un metodo bellissimo per renderla più piacevole. Infatti alle 3 del mattino, un orario un po' fuori mano. Diciamo così, all'aeroporto di Lisbona dei passeggeri sono arrivati alla cintura per prendere i bagagli, quindi comunque era orario da adulti, no? E invece di vedere sullo schermo le indicazioni relative ai propri bagagli da ritirare, cosa c'era? C'era un film porno. C'era un bel pornazzo. L'aeroporto si giustifica dicendo: no, nessun problema, noi abbiamo messo su hanno detto che è stato un errore, sì, per sbaglio hanno sintonizzato su un canale della generalista e in quel momento purtroppo era partito un pornazzo. Sì, no, ma loro parlano di soft porn, ma sinceramente non so tu, Andrea, io quando vedo due che ci danno tutto tanto è un soft porn. Esatto. Però vabbè, loro hanno detto vabbè, niente di che, tutto a posto. C'è chi con quel soft porn è diventato cieco, quindi sì. Mi pare ci siano particolari problemi in tal senso. Invece, sì, passiamo ad un altro livello di idiozia alimentare stavolta. Esatto, perché voi sapete, recentemente c'è stato il grande evento, la Coppa del Mondo di rugby. Mm-hmm. Cosa fa? Uno sport che tu segui con passione. Uno sport che io seguo con passione perché mi piacciono i begli uomini. Sì. Cosa ha fatto? Una catena di supermercati britannica ha deciso di festeggiare? Per celebrare questo avvenimento meraviglioso che ovviamente nelle terre nordiche è molto seguito. Cosa facciamo? Idea geniale. Sì. Facciamo una bella pizza, dedicata al rugby. Sì. Con cosa la possiamo farcire questa pizza? Con dei pepperoni, che sono i salamini. I salamini. Per questa cosa folle che in terra d'Albione i pepperoni sono i salamini. E facciamo questi salamini, li mettiamo a forma al centro della pizza, facciamo la forma di una bella palla da rugby. Peccato che il risultato sia quello di una vagina. Sembra tutto tranne che una palla da rugby. Esatto. No, ma fa ridere che... sfido chiunque, anche il meno malizioso dei nostri telespettatori, sì, che ovviamente persone non maliziose non esistono, sì, a farci sapere se anche riescono a trovare in questa pizza un richiamo alla palla da rugby che la vagina. No, ma anche perché c'è proprio la striscia. Sì, cioè sono i peperoni, ecco, del colore più tenue, sì, al bordo. Sono le lezioni di anatomia, esatto, di Fabio. In mezzo c'è una striscia di colori più strong, sì, e in mezzo di nuovo quella a fare il bordino. Quindi se l'avete vista, quella vera, questa la ricorda molto. Arriviamo però, passiamo un attimo all'abbigliamento, sì, rimanendo però sempre più o meno in tema, sì, perché è un altro momento peccato che, sì, possiamo, esatto, anticipare. Certo. Perché c'è questa signora che si chiama Sam, una ragazza, una signora americana, sì, che ha visto un bellissimo australiana, ha visto in un negozio un bellissimo abito. Ha deciso di fare shopping con la carta di credito del marito, senza dubbio, certo, perché è così che funziona. Me lo compro, guarda che bel design che ha. Arrivo spendo, a casa. Ci spendo $219, quindi anche un bel vestito. Bella, certo, ma... Vado a casa e lo indosso per mio marito. Sì, mi piace molto il disegno. Arriva il marito. Sì. Persona di un uomo di mondo, evidentemente. Probabilmente seguace dell'idiozia. E gli fa: cara, ma perché hai comprato un vestito con sopra delle fighe stampate? Perché lei era convinta di aver acquistato questo articolo con un bel design romboidale, sì, peccato che, sì, in realtà, esatto, fosse delle vagine. Sì, cioè non è che nell'intenzione della vagina, il risultato è richiamato. Sì, sì, però, allora, sì, caro Andrea, sul sito della catena che ha venduto, sì, questo okay, articolo, c'è scritto che questo abito incoraggia le donne a avere più confidenza. Ah, quindi perfetto, proprio perfetto. Il senso è quello, sono delle vagine. Se volete spendere quindi $220 per indossare delle vagine, anche se siete uomini va benissimo. Arriviamo però al momento del genio, eh, il momento, sì, finale del genio. Forse l'avete già visto perché è una cosa però che è uscita. Ci sembra giusto celebrare questa persona. Ci sembra giusto questo grande imprenditore di nome Daniel Beaton, sì, che genio assoluto. Più o meno un anno fa ha deciso di farsi realizzare da un artista di Hollywood
Hollywood, un artista di Hollywood che si chiama, adesso ti dico, sì, anche il nome, CJ Goldman, di effetti speciali e di make up, esatto, si è fatto realizzare uno zaino a forma di scroto. Bello, fatto bene, coi peli, no, anche perfetto, è perfetto, coi peli, col... sembra uno scroto, sì, reale, la texture gigante, la texture, sì, è quella, sì, delle, della pelle dello scroto, sì, 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 sì. Non avendo ricevuto un grandissimo feedback su questo articolo incredibile, che è diventato viral, esatto, social, ha deciso, beh, di realizzare questa campagna Kickstarter, esatto. Lui chiede 33.000 dollari, mm-hmm, per iniziare la produzione, e anche, scusami un attimo, mm, e per rendere, per dare il piacere a chiunque di indossare uno zaino a forma di scroto, lui è anche un filantropo, perché in realtà lo zaino costerebbe, anzi, mille dollari. Il prototipo costava $1,000, che non è una cifra notevole. Lui, esatto, invece no, ha deciso, sembra le televendite, non lo vendo a $1,000, a $500, no, a $69. A $69 per chi partecipa alla campagna, certo, altrimenti il prezzo sarebbe di $120. Beh, ma cosa vuoi che sia? No? Niente, anche, beh, perché lui, non solo filantropo, ma anche grande... grande persona attenta alle questioni razziali, ne ha realizzato uno Ebony e uno Ivory, quindi bianco e nero. La cosa, anzi, anche perché, scusami, se sei, se sei una persona di colore, cioè ti troveresti, certo, una discromia notevole. Però il genio si testimona nella frase che è qui, chiudiamo, sì, lui ha detto: Dio ha creato questa sacca per conservare il seme della vita. Perché non volete conservare le vostre cose più care in una sacca ugualmente preziosa, esatto, e diciamo comoda e sicura? Quindi... Il finanziamento, la campagna di finanziamento è ancora attiva, quindi, sì, spendetesi i soldi, spendete, perché è ancora, soldi, un po' lontano da sono target. I soldi meglio spesi, meglio però, secondo spesi, me. Quindi tutti con lo zaino a forma di scroto, il vestito a forma di vagina, a mangiare la pizza con la vagina sopra all'aeroporto di Lisbona. Benissimo, ciao, ciao.